Ben ritrovati in studio per questa seconda parte di IFnews. Come ogni giorno, nuovo appuntamento con il diario elettorale con Davide Giacalone, candidato alla presidenza della Regione Siciliana con la lista Leali alla Sicilia. Vediamo. Parliamo delle dimissioni della Polverini, che in questi giorni tengono un po' banco. Si parla sempre di più di Lazio Gate, che rischia di travolgere anche altre regioni. Oggi sui giornali siciliani si legge che la magistratura vuole indagare sulle spese dei gruppi parlamentari all'Arse. Che cosa ne pensa di queste indagini? Secondo lei c'era da aspettarselo? Sono tardive? Sono tardive e le indagini andrebbero fatte immediatamente, non solo sui conti dei gruppi all'Assemblea regionale siciliana, ma sui conti dei candidati che in questo momento stanno inondando la Sicilia con spese elettorali di milioni e milioni. Meglio saperlo subito, era un vecchio slogan, no? Prevenire è meglio che curare, meglio saperlo subito piuttosto che ritrovarsi poi degli eletti che avranno a che fare con la giustizia. In quanto all'effetto valanga che può partire dal Lazio, non c'è dubbio che è indicativo. Faccio osservare che il Consiglio regionale del Lazio costa un terzo dell'Assemblea regionale siciliana. Detto al contrario, l'Assemblea regionale siciliana costa 3 volte il Consiglio regionale del Lazio. E in quanto a travolgere, credo che alcuni saranno travolti dal ridicolo, nel senso che leggo una dichiarazione di Francesco Cascio, presidente dell'Assemblea e del PDL, il quale ha richiesto di dire come spende i 380.000 euro di fondi riservati a lui, risponde: lo dirò quando lo dirà Miccichè. Sono scemi, cioè, voglio dire, ma non è mica roba loro. E l'altro è invece quasi meglio, e cioè Innocenzo Leontini, ex capogruppo del PDL, poi passato al PID, perché ormai insomma sono porte girevoli quelli dei partiti siciliani, il quale, richiesto della stessa informazione su quanti erano i fondi, risponde: non lo so di preciso, se ne occupa un amministratore che al momento è malato. Cioè, sembrano sono personaggi da barzelletta. Ecco, secondo lei, intanto come fare a intraprendere un percorso virtuoso? Nel senso, i controlli e dopo? No, non è tanto una questione di controlli. Intanto bisogna cambiare completamente il concetto di finanziamento, non solo della politica, ma anche dei gruppi consiliari e dei gruppi parlamentari. La politica deve finanziarsi con i militanti, con i cittadini che danno il loro contributo, e i cittadini devono poter avere uno sgravio fiscale, cioè non avere una contabilizzazione fiscale dei soldi con i quali contribuiscono alla vita democratica e quindi alla vita dei partiti. Per quel che riguarda invece le spese dei gruppi consiliari e parlamentari, bisogna tenere presente che sono spese importanti, sono spese utili, servono a far funzionare le assemblee, però devono essere retribuite in servizi, cioè mi dai le stanze, mi dai con le connessioni internet, mi dai magari la consulenza legale di un ufficio digitalizzato, non mi dai i soldi, non mi dai i soldi. Guardi, anche la sola idea, vedo che ci sono lupo e cracolici che si arrabbiano perché dicono: ma che dovremmo dare la contabilizzazione di quello che beviamo, intesi come Coca-Cola, aranciate, spendono per questi motivi 1.600 euro al mese, hanno una sete pazzesca. Ma quello che mi stupisce è che loro non capiscono che quel che mangiano è quel che bevono, e deve essere a spese loro. E se io mangio e bevo all'Assemblea regionale siciliana perché sono stato eletto e lì lavoro, pago io, non è che paga il contribuente. Se non riesci a capire questo, hai perso completamente il senso della realtà, sei deficiente di realismo. Anche perché diciamo lo prendono uno stipendio col quale si possono permettere tante aranciate e tante Coca-Cola. Direi che anche il companatico è garantito. In pochissimi secondi, secondo lei, visto che in Sicilia si voterà fra un mese, si può pensare di fare ripartire dalla Sicilia un'idea nuova, diversa, un percorso diverso, magari anche con le ali alla Sicilia? Assolutamente sì. Allora, tenga presente che la Sicilia vota isolata fra un mese, e questo però potrebbe essere un vantaggio, perché siccome sta veramente venendo giù tutto in tante regioni e anche nell'amministrazione centrale, la Sicilia si ritrova l'occasione irripetibile di essere il primo terreno di prova di una
consapevolezza popolare, che è poi la premessa di una volontà di cambiamento. Noi ce la stiamo mettendo tutta, non per prendere o chiedere i voti per noi stessi, sappiamo, noi ci rimetteremo soltanto, questo è evidentissimo, lo capisce anche l'ultimo degli stupidi, ma ce la stiamo mettendo tutta per offrire ai siciliani la possibilità di dire: noi abbiamo capito e noi vogliamo cambiare. E ritorniamo adesso alla cronaca. Un 34enne casertano è accusato di stalking nei confronti della moglie separata ragusana. Vediamo. Non potrà avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla moglie ragusana da cui si era separato. Un uomo di 34 anni di Caserta è accusato di stalking nei confronti della ex compagna di 24 anni. Intrusioni nella vita privata, telefonate ripetute e indesiderate, al punto da provocare alla malcapitata forte ansia e paura, sono solo alcune delle cose di cui l'uomo è accusato. La vita della vittima era infatti diventata particolarmente difficile per timore di ricevere nuove molestie. Aveva paura di uscire di casa e dal posto di lavoro, temendo seriamente per la propria incolumità personale, la gestione della quotidianità. Il casertano chiedeva di esercitare il diritto di visita al figlio minore, tentando così di recuperare il rapporto precedente, ma di fronte al diniego della vittima l'uomo ha reagito con comportamenti persecutori. Le forze di polizia ricordano che non bisogna mai sottovalutare queste situazioni, che possono essere molto pericolose, di fronte alle quali bisogna rivolgersi immediatamente alla Polizia di Stato. A Modica i carabinieri hanno sequestrato una discarica a cielo aperto e denunciato un imprenditore. Sequestrata a Modica, discarica a cielo aperto. Nel tardo pomeriggio di ieri, i militari della compagnia di Modica hanno sottoposto a sequestro incontrato a San Filippo un'area di circa 1500 metri quadrati di pertinenza di un vasto capannone in disuso, sfrontatamente adibita a deposito incontrollato dei rifiuti. All'atto dell'intervento, preceduto da un'attenta e certosina attività di ricerca informativa, i militari dell'arma si sono trovati dinanzi a uno scenario di particolare e preoccupante degrado ambientale. Sulla nuda terra, accatastata in maniera spudorata, era presente un ingente quantitativo di rifiuti, moltissimi dei quali pericolosi e fonte potenziale di inquinamento del sottosuolo, motivo per cui sarebbe reso necessario trattarli con specifiche e complesse attività di smaltimento. Terre e rocce da scavo non caratterizzate, lastre e onduline in eternit sgretolate, rifiuti plastici e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, materassi e pneumatici in disuso sono solo alcuni dei materiali pericolosi scoperti dai carabinieri. E lasciamo alla cronaca: finestre chiuse e repellenti a portata di mano. In questi giorni, infatti, la provincia Eblea è stata invasa da uno speciale genere di zanzara, l'Aedes, meglio nota come zanzara tigre. Sentiamo. Non bastava il trauma di tornare a lavorare dopo le vacanze estive con temperature da record? A noi, comuni mortali, è stato mandato anche il fardello delle zanzare Aedes, per intenderci la zanzara tigre. Ad essere infestate sono state soprattutto le città di Ragusa e Modica, ma nel resto della provincia, soprattutto nelle frazioni balneari, la situazione è critica. A generare questa invasione è stato proprio il caldo degli ultimi giorni, temperature ottimali per la produzione in massa di questi fastidiosissimi insetti. E a destare timore lo stesso Istituto di Biometeorologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che prevede in questi giorni un livello di allerta molto alto. La caratteristica principale delle zanzare tigre è la sua aggressività, lo sanno bene le sue vittime, colpisce soprattutto al mattino e prima del tramonto e si mostra resistente ai veleni comuni. Come proteggersi allora? Con semplici e sempre utili accorgimenti. Mettete le zanzariere a porte e finestre, cercate di coprirvi con abiti dal tessuto leggero, indossando se possibile anche calzini, evitate colori intensi, queste zanzare sono attratte ad esempio dal nero e dal rosso, state lontani da luci esterne, evitate di lasciare all'aperto contenitori o qualsiasi oggetto, come i sottovasi, possa riempirsi d'acqua. Non lasciate annaffiatoie secchi con l'apertura rivolta verso l'alto. E se state pensando che tali accortezze richiedono troppo tempo, beh, pensate allora a quel prurito incontrollabile e vedrete che cambierete idea. Bene, per questa edizione è tutto. Vi ricordo che potete seguirci pure sul nostro sito freetvonline1.it. Vi auguro un buon proseguimento.